trasferimento dallo psichico al somatico, cioè la conversione è quel processo, come ho detto, individuato da Freud, per cui un conflitto, un complesso, come diceva Freud, un complesso psichico si trasforma in una manifestazione somatica. Quindi è stato il primo grande, diciamo, campo di indagine da parte di Freud della malattia più diffusa ai suoi tempi, cioè l'isteria, prevalentemente l'isteria femminile. Freud che cosa ha pensato? Che la persona, la donna che soffriva di un sintomo somatico grave, non so, la tetraplegia oppure la paralisi di un arto, fosse condizionata in questa sua espressione somatica da un complesso, cioè da un fatto psicologico, cioè la mente non riusciva a contenere il conflitto, la sofferenza, e la esportava a livello del corpo, per cui la conversione, come appunto dice il nome, è convertire un fatto psichico in un fatto, in un sintomo somatico. Ecco, da lì naturalmente è nata anche la definizione di interpretazione. Perché si dice interpretazione, che l'analista interpreta? Perché l'analista interpreta come farebbe un vate di fronte a un sintomo o qualcosa di misterioso, le cause del sintomo somatico. Quindi la realtà non è quella mostrata dal corpo, ma è quella nascosta, quella, diciamo così, riservata, segreta del conflitto interiore alla persona. Quindi l'interpretazione, che poi secondo me è una definizione non adatta per quello che l'analista fa, perché l'analista non interpreta, cioè non svela sempre segreti, l'analista comunica, dà le proprie idee, le proprie considerazioni e continuamente in un dialogo, non solo in un'interpretazione, però l'interpretazione nasce dal fatto che Freud interpretava il sintomo somatico in termini di un conflitto psicologico, pensando che così liberava la paziente dalla prigionia del sintomo somatico, cosa peraltro che poi ha dato dei risultati notevolissimi, perché a parte che adesso l'isteria non è più questa, cioè l'isteria come si è presentata nell'Ottocento è praticamente scomparsa, anche se non è completamente assente nella patologia attuale, però in realtà il sintomo somatico è diventato molto più raro. E questo probabilmente deriva anche dal fatto che le donne, fortunatamente, attualmente sono molto più libere ed hanno un ruolo, una dignità potenzialmente pari a quella dell'uomo, mentre Freud aveva a che fare con un tipo di donne che subiva la repressione familiare, paterna, materna, e quindi probabilmente l'unica via di espressione della propria sofferenza era quella della conversione somatica.